Oggi si acquista bio è un progetto che coinvolge sia eventi fieristici, manifestazione come quella che stiamo vedendo adesso ad Ancona, che domani sarà a Fermo, il 4 marzo, il 17 a Camerino. È una serie di eventi, quindi, ma non solo, sono anche incontri con i GAS, incontri all'interno dei GAS, quindi specifici, in cui si parlerà di garanzia partecipativa. Ogni incontro sarà tematico su qualcosa di specifico sul quale il gruppo d'acquisto solidale vuole crescere. È un progetto finanziato dalla Regione Marche con il patrocinio di comune, assessorati alle attività economiche, all'ambiente, l'assessorato all'ambiente e sviluppo sostenibile, con il sostegno della seconda circoscrizione. E a tre binari si occupa di promozione del mercatino biologico, qua nel Rione degli Archi c'è già una storia, sono 2 anni che il mercatino biologico ha luogo proprio in questo quartiere, che diciamo, è anche una spinta per la sua qualificazione, solo che, come possiamo vedere qua, non è solo il mercatino biologico del sabato, che ormai è un classico da 2 anni, ma è ospita anche i produttori del sud, perché siamo riusciti a intercettare gli sbarchi in piazza. Quindi oggi si acquista bio si apre anche ad un altro progetto, che è un progetto che vede protagoniste le reti del sud, ed anche loro, dalla Sicilia alla Calabria alla Puglia all'Abruzzo, stanno stimolando questo percorso, appunto, per costituire delle reti che vanno oltre la concorrenza, perché normalmente si potrebbe pensare che chi produce lo stesso bene entra naturalmente, spontaneamente in concorrenza, invece non è così. E quindi l'Oggi si acquista bio prevede anche come progetto una serie di incontri tra i GAS, quindi all'interno dei GAS, in cui si approfondiranno tematiche specifiche come ad esempio la garanzia partecipata, faranno un po' il punto della situazione dei gruppi d'acquisto nelle Marche. Quindi l'Oggi si acquista bio cerca anche di fomentare la costituzione di nuovi gruppi d'acquisto e solidificare chi già ha una storia, una sua, è già riconosciuto sul territorio.
quindi gruppi d'acquisto, mercatino, e il terzo settore in cui si concentra e si sviluppa l'Oggi Si Acquista Bio è l'incontro tra produttori. Quello che sta avendo luogo adesso, ad esempio, all'interno della fiera, è un incontro tra produttori del centro e produttori del sud, aperto agli abitanti della città, del territorio e non solo, in cui si parla di legalità, quindi le problematiche che si portano dietro dal loro retroterra ai produttori del sud, le problematiche che vengono incontrate invece quotidianamente dai produttori qui della zona, con l'apporto dei gruppi d'acquisto. Allora, noi abbiamo scelto il biologico dal 2008 in maniera certificata, però da sempre abbiamo aderito proprio come sistema di vita, anche perché la nostra azienda è anche il posto in cui viviamo. Quindi abbiamo anche un interesse, diciamo, personale, in prima persona, a non usare, ecco, varie sostanze chimiche che sono dannose e che ci impedirebbero anche di passeggiare tranquillamente nel nostro uliveto. E quindi anche pensando a noi stessi e poi anche alle generazioni future, mio figlio, abbiamo aderito ad una certificazione biologica. E quindi ci collochiamo con diversi prodotti in questo mercato particolare che speriamo di poter allargare sempre più a consumatori consapevoli. Noi siamo un'azienda biologica di Offina, il territorio principale del sud delle Marche, dove sono DOC Offida e DOC Rosso Piceno e Falerio, e abbiamo scelto di fare il biologico sul vino soprattutto per un rispetto del territorio e poi per un rispetto anche per la nostra salute, perché noi, essendo vignaioli, viticoltori, ci interessa anche in prima persona per noi essere, avere un prodotto sano e non avvelenarci noi stessi prima o poi. Anche al consumatore ci interessa ascoltare la nostra esperienza, il nostro conoscenza dei vigneti in modo sano. Cerchiamo di servire direttamente il consumatore senza nessun intermedio, con l'ausilio dei gas e o negozi che abbiamo, diciamo, serviamo direttamente senza fare nessun passaggio da grossista, tutto qua. Dal punto di vista biologico, il vino si differenzia dagli altri prodotti perché non ci interessa una produzione massiva, intensiva del prodotto, ma ci interessa ottenere un frutto che dia un'espressione al territorio, quindi il biologico è favorito perché noi non dobbiamo cercare la produzione in senso assoluto, ma l'equilibrio della pianta, che la pianta stia bene, una volta che la pianta sta bene dà il suo frutto migliore, diciamo. Questi sono prodotti del commercio autosolidale, prodotti che vengono da piccole cooperative di agricoltori nei paesi del sud del mondo, e c'è un rapporto diretto con loro perché sostanzialmente, piuttosto che mandare aiuti nei paesi del sud del mondo, si è deciso, cerchiamo di cambiare il sistema del commercio internazionale, quindi andiamo a pagare il giusto ai produttori evitando di fare girare soldi inutilmente, insomma, prima sfruttarli e poi rimandarli. Per cui ci sono tutta una serie di prodotti che vanno dallo zucchero di canna, al tè, al caffè, alle cioccolate, derivati da quelle che sono le materie prime tipiche dei paesi del sud del mondo, quindi il cacao, il zucchero, eccetera. Queste scarpe sono provocatoriamente senza marchio perché non le distribuiamo ai negozi, ma le distribuiamo principalmente ai gruppi gas, i gruppi di acquisto solidale. Il marchio abbiamo preferito non metterlo perché nella gestione del marchio è un prezzo che va poi a essere pagato dal cliente finale. Non abbiamo la distribuzione dei negozi, anche perché poi i costi di distribuzione sono altissimi, preferiamo una vendita diretta, quindi saltando tutti questi costi, ridandoli poi in qualità nelle materie prime.